i termocolorimetri, modello 2, modello 3. Io ho usato tanto questo e questo l'ho preso giusto per avere la serie, ecco. Questo devo dire che è meglio perché i tasti che servono sono tutti belli in evidenza. E vabbè, qui c'è un blocco del pulsante intelligente. Adesso mi spiace, non c'ho la batteria perché invece qua ci voleva la batteria da 4 volt, 9 volt, scusate, 9 volt, quella insomma tipo radio transistor, ma in questo momento non ce l'ho. Poi vedete, c'era una bella tabella già incollata dietro, si separava coi pulsanti forse. La testa, ci voleva un cavo costosissimo e ti muovevi con questo, ma che cacchio serviva? Andava bene. Fisso. E comunque, scelta delle pellicole, ne avevi tre, 3000, 3200 e 5500. La impostavi, impostavi i gradi Kelvin, facevi la tua lettura. Vabbè, questo era per avere variazioni di temperatura e colore, ma roba per scienziati, ingegneri. E qua per le filtrature. Volevi sapere, dopo che hai preso una lettura, ma voglio una filtratura di temperatura colore o di dominante colore? Anzi, qua, scusate, è diversa la leggenda. Light balance, quindi caldo freddo o dominante magenta e verde? C'è pure il disegnino. Ecco, invece ve lo posso far vedere, lasciando perdere che quei pulsanti erano 6 tutti a vista, vabbè, lasciamo perdere le freccette, 4. Com'è questo invece? Quello nuovo, l'ultimo fatto dalla Minolta, testina orientabile, vabbè, questo non. Qua si è aggiunto un range, basse luci, alte luci, adesso vediamo un po'. Power, bene, accendi su power. Il display si stabilizza, è già su ambi che va bene, altrimenti ci sarebbe la posizione flash senza cavetto, col cavetto, ma noi stiamo in ambi. Il pulsante è qua sulla destra, ora lo tengo così perché si dovrebbe vedere bene il display. Premi, no, siamo nella funzione filtrature, allora schiacci display, eccolo qua, finché c'è i gradi Kelvin. Perfetto, 2950. Buona. Una buona lampada LED che ho comprato come tonalità calda, è quasi 3000 e va benone. Però se vuoi fare delle filtrature, mettiamo il caso che noi giriamo con una telecamera tarata, vabbè, facciamo a. Adesso poi vi faccio vedere come. Ma non lo dice. No, facciamo, esageriamo. Qua, tarata daylight, A sarebbe 3200, quindi circa la stessa temperatura colore della luce. Allora, lui ha già i dati in memoria, quindi non c'è bisogno neanche di ripremere. Cambi display e vedi che filtratura ti consiglia. Meno 157 di light balance, quindi va freddata. Abbassata la temperatura e poi c'è una leggerissima dominante color compensation 7 di magenta, non è niente niente, ma quello lì 157 tanto. Il metodo che uso io è questo: avere in mano una mazzetta di gelatina e mettere la gelatina corrispondente. Però invece di impazzire con questa qua che ne avrà chissà quanti, ho una mazzetta maneggevole della Rosco, mi sembra, con solamente le filtrature fondamentali, quelle di conversione e di bilanciamento colore. Prendiamo una piena di blu, perché anche l'esperienza deve aiutarti, dici partiamo con la piena di blu e ci portiamo in una temperatura daylight, la luce diventa fredda. Lo metti sopra, devi riprendere la misura e già la filtratura ti sta dicendo
vai bene, perché sotto il 10 vai benissimo. 8, comunque per controprova, vediamo a che temperatura colore l'abbiamo portato, a 5150. No, se non ci credete. Ah no, stare un attimino, 5600, 5700, quasi più della daylight, ha freddato più di quello che doveva, ma chi se ne frega, va bene, va bene. E in magenta qualcosa deve avere la gelatina, perché ci chiede anche una leggera correzione di magenta. Mezza di magenta. Eh sì, no, adesso è tanto perché ce l'ha portata sul verde, che strano. Ma sì, guarda, c'è 6 di magenta, non mettete niente. Si fa solo pasticci, si potrebbe scegliere il quarto, l'ottavo. Questa invece ci vuole. E siamo perfetti. 8 è sotto il 10, va benissimo. Controlla la temperatura colore, 5750, spero si legga. È tutto qua.